L'altra cosa che per me è stata super utile è quella di avere un insegnante. Quello sì, mi sento, non per tirare acqua alla nostra carretta, però... Sì, sono i sassofoni, sono la chitarra. Vabbè, dai, rappresento la scuola di musica Dubbi che abbiamo l'insegnante sì. Di pianoforte, però oggettivamente l'insegnante a me dà tanto, cioè, o ha dato sì. Tanto, diciamo. No, assolutamente, uno che ti segue, che ti riesce a... poi la correzione, cioè perché tanto poi i vizi li prendiamo. Allora, sai qual è il discorso? È che poi fondamentalmente le nozioni le trovi anche su internet. Adesso YouTube è pieno di... cioè uno può imparare su YouTube teoricamente, invece no, questa cosa non è così. Cioè il rapporto umano, il rapporto di tarare sulla persona la lezione e capire di cosa ha bisogno in quel momento e anche creare un rapporto umano è fondamentale, quindi... Io sono a favore dell'insegnamento personale, poi ovvio il web in questo caso può venire d'aiuto, però... Secondo me il problema del web è una bomba, il web, infatti guarda, siamo in web e stiamo, condividendo musica, a me piace un sacco questa cosa qua, no? Sì, lo svantaggio del web è che hai 2000 robe, cioè potresti passare, ok, a mille stimoli, esatto. Il vantaggio dell'insegnante è che ha attraverso la sua esperienza la pragmaticità di dire ok, hai bisogno di questo, hai bisogno di questo, guarda che questa cosa funziona, e ti metti in ordine i vari contenuti e poi ti aiuta anche nei momenti di sconforto, posso dire.